non puoi fare mai bene alla Juventus. Lasciate mi piace se anche voi pensate che Sarri è stato un traditore. Mi diverto solo se amore. Ciao amici di YouTube, qui con voi Cerebusa. Io ci siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, video particolarmente serio rispetto agli altri, perché oggi praticamente ragazzi parleremo di un argomento molto serio. È arrivata la notizia poche ore fa: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Come sapete io sono tifoso napoletano, faccio le reaction del Napoli, sono un gran tifoso napoletano. La stessa cosa anche mio padre, che è qui in questo video con me a fare questo video con me e a, diciamo, argomentare la situazione che sta accadendo in queste ore sull'argomento Sarri. E quindi ragazzi oggi parleremo appunto di Sarri, ma l'argomento di cui voglio parlare è il cosiddetto tradimento. Io qui oggi voglio parlare di tradimento perché ragazzi è quello l'argomento. L'argomento è centrato sui tifosi napoletani e sui juventini. Juventini che non sono tanto contenti, c'è chi è contento e chi no per l'arrivo di Sarri, chi voleva Guardiola eccetera, ma i napoletani. Io voglio parlare dei napoletani, di noi. Ci sentiamo traditi? Vi sentite traditi? Come vi sentite? Io vi esprimo la mia opinione. Io mi sento tradito, però più che tradito sono triste, amareggiato per questa cosa. Cioè non me l'aspettavo. Da Sarri non me l'aspettavo, però dopo quello che è successo con Higuain ti devi aspettare di tutto. Ti devi aspettare di tutto dopo quello che è successo con Higuain. Io me l'aspettavo. Senti, posso dire però, prego, però non li tagliare. Sai, c'è un meme degli allenatori Runa. E c'è un meme. Però devo dire una cosa. Rispetto ad Allegri, ragazzi, mi dovete credere, di così della Juve. Preferisco sempre a Sarri. Ce la fai a vederlo sulla panchina della Juve? Napoli, Juve, Sarri in coppa panchina della Juve. Non ce la faccio. In che senso? Non ce la... Però, ragazzi, è quella la cosa. Il gioco di Sarri, secondo me, con la Juve è uno spettacolo. Però attenzione, ricordate queste parole. Attenzione, spettacolo. Io voglio dire una cosa. Sarri ha detto che praticamente va alla Juve per scelta professionale, perché lui ha detto precedentemente, quando era allenatore del Napoli, che lui è stato sempre tifoso del Napoli. Ma è giusto che sia così? Ha in qualche intervista, vista in qualche cosa, il dito medio sempre contro gli juventini, sempre, e per scelta professionale è andato alla Juventus. Ma se tu per scelta professionale sei andato alla Juventus ma sentimentalmente, personalmente non stai bene, cioè non ti trovi a tuo agio, tu non puoi fare mai bene alla Juventus. E i primi sei mesi già si vedono i risultati, già si vedono i risultati i primi sei mesi, perché se non stai bene con la testa, con il pensiero, con tutto, ma sei andato soltanto per scelta professionale, tu alla Juventus farai male sicuramente. Questo te lo posso dare per certo. Io già sapevo che Sarri andava alla Juventus, già lo sapevo, ho fatto una storia il 17 maggio su Instagram dicendo che Sarri andava alla Juventus. Già lo sapevo, perché? Perché era l'unico allenatore che poteva andare alla Juventus, l'unico allenatore forte, perché gli unici allenatori disponibili erano Mourinho, che era contro, cioè è contro la Juve, non si possono vedere, Guardiola, che prende 20 milioni a stagione e si trova bene al Manchester City, e l'altro allenatore che era rimasto era Sarri. Hanno trovato un accordo e Sarri è andato alla Juventus. 6 milioni di euro all'anno. Ma tu, papà, ti senti tradito? Sì, come? Io, ragazzi, io mi sento tradito, mi sento, però, triste. Però il discorso è questo qua. Cioè nel perché? Calcio, nel mondo perché? Del calcio oggi, cioè abbiamo visto su Higuain, su Cavani, su altri giocatori. Beh, Cavani no. No, io sto parlando che se, no, non è che vanno alle Juve. Però prima baciano la maglietta e poi se ne vanno. Sì, allora, Juve. Quindi è giusto che sia così. Però secondo me quest'anno, diciamo stare che siamo, adesso siamo un po' ingazzati perché Sarri, noi con Sarri abbiamo visto un grande gioco con il Napoli, ragazzi. Ci siamo affezionati. È stato bello. È stato troppo bello, troppo bello. Per noi è stato uno shock, cioè una cosa brutta. Però vi posso dire una cosa, ragazzi, quest'anno con il Napoli Ci divertiamo. Sarà un campionato bellissimo. Un campionato bellissimo. Questo è vero. Sarà un campionato bellissimo, però fa male vederlo sulla panchina della Juve. Sì. Però dopo Higuain io pensavo che non succedesse niente tra Napoli e Juve, invece è successo. Sarri, ragazzi, ricordate una cosa, Sarri è bravo. Come allenatore è bravissimo, c'è un bel gioco. Però Sarri è capace anche di distruggere i giocatori. È vero. Come ricordiamoci fatto Napoli, Pavoletta, Zapata, tanti. Loro. Quindi ragazzi, l'argomento è questo. Fa male, fa molto male. Ma una cosa che voglio dire: ma se il presidente De Laurentiis avesse trovato un accordo con Sarri all'epoca, perché Sarri voleva i giocatori all'epoca,
tutto questo non succedeva. L'accordo non l'avrebbe mai trovato, perché Sarri voleva cambiare. Da 2 milioni è andato al Chelsea e ha preso già 5-6 milioni di euro all'anno. Però Sarri ti ha portato a 91 punti. Ragazzi, sono tutte cose che uno pensa. Perché le pensa queste cose? Perché uno è triste, cerca di darsi delle spiegazioni, ma spiegazioni uno non ne trova. Purtroppo di nuovo ci sentiamo traditi da una persona che io non pensavo mai potesse fare tutto questo. Invece sì, è il nuovo allenatore della Juve. Dire una cosa, l'ultima cosa, che abbiamo quasi finito, no? Allora, figlio mio, io si aggirisce combattato, figlio mio, tu c'hai 18 anni, tuo padre dai 50 anni. Io mi ricordo Cannavà, Ferrar, quando giocavano a Napoli, baciavano la maglietta. Io da Napoli non mi muovo più. Come mettono contratti subito, Caio, è normale. Sì, per un ragazzo come te, a me ormai non ti fa niente. Non mi fa, dico la verità, mi dispiace, al limite, lo dico proprio in napoletano, una sputazzata quando ho prima coppa a panchina la Juve, la ammarà. Sì. Pure che Sarri, sono traditori. Però è la prassi, è normale. Però... Cioè, mi sento proprio amareggiato. Ferrari era il più forte difensore del mondo. Io non aspettavo, io. Gli anni 80, gli anni 90, con Mavetta, la chiamata della Juve, Ferrari con la Juve ha vinto tutto. Allora, qui il discorso è centrato sulla coerenza. Sì. Coerenza nel calcio non ce n'è più. Non ce n'è più, perché da un Insigne, mo ti puoi aspettare di tutto. Nel calcio la coerenza non c'è più. Non c'è più la fiducia, non c'è più l'attaccamento alla maglia. Le bandiere ci sono state. Totti, Del Piero, Maldini, Maradona. Zanetti, Maradona. Le bandiere del calcio ci sono state. Ne abbiamo, cioè, loro, forse mio padre, i vostri padri, i vostri nonni, le hanno viste queste cose. Oggi nel mondo del calcio ci dobbiamo aspettare di tutto. E questa, Higuain, Sarri, queste sono le prove di tutto ciò. Che non c'è più coerenza nel calcio, non c'è più attaccamento alla maglia. C'è soltanto scelta professionale e c'è soltanto scelta di soldi. E basta, ragazzi, basta, perché se Sarri era uomo, rimaneva al Chelsea, oppure non andava alla Juventus, la rifiutava alla Juventus, perché ci sono stati giocatori che hanno rifiutato la Juventus. E ti faccio l'esempio, Cavani l'ha avuto l'offerta dalla Juve, Cavani l'ha rifiutata la Juve, è andata a PSG. Ok, Agnelli, disse vicino a Maradona, ti do 100 Maradona, 100 miliardi, cosa, non lo so, cioè vecchi lì, ti do 100 miliardi, Maradona, cioè ti ha Napoli, ma il calore che c'è. Cioè, io ragazzi, mo non so se essere incazzato. Mio padre, diciamo che non gli fa né caldo né freddo, perché ne ha passati tanti di anni di calcio. Ma io che ora sto vivendo il meglio del calcio, mi sento abbattuto da questa situazione. Per un tifoso del Napoli fa male, fa molto male. E lo potete capire solo voi tifosi napoletani. Quindi ragazzi, in conclusione, noi abbiamo detto questo argomento, abbiamo detto tutto. C'è ancora tanto da dire, ma non voglio dilungarmi troppo. Quello che pensavo e quello che pensava anche mio padre lo abbiamo detto e abbiamo argomentato questa situazione in questo video. Ma per avere anche il vostro... un vostro parere, quindi vostro commentate qui sotto. Lasciate un mi piace se anche per voi Sarri è un traditore. Io mi sento tradito, mi sento triste, amareggiato, incazzato. Tutto, ma passerà. Prima o poi passerà. Ricordatevi, l'attaccamento alla maglia, né ai calciatori, né ai presidenti e né ai giocatori. Noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da me e ciao da ragazzi. Bella. Forza ciao. Napoli sempre.